Eccomi qua, cari amici, con il vostro Walter che torna sugli schermi da Tipico Movie per parlarvi di un grandissimo film. È già in sala da circa un paio di mesi e resiste in sala, sta già incassando delle cifre colossali, circa 500 milioni di dollari sparsi in tutto il mondo per questa opera incredibile di un regista, di un maestro del fantasy, della fantascienza. Parliamo del canadese Villeneuve, che sta collezionando un capolavoro dietro l'altro. In questo genere veramente il numero uno, il più bravo, il più affidabile, il più capace, e c'è un miglioramento in Dune 2 rispetto al primo Dune, che mi aveva convinto ma non mi aveva appassionato a questo livello. Col Dune 2 siamo veramente di fronte ad un capolavoro, perché comunque Denis Villeneuve ha mostrato dei miglioramenti nella regia, nel tocco stilistico, nell'idea dell'immagine, nella musica. Dune 2 è un film veramente perfetto, un blockbuster, e qui veramente è quasi un ossimoro, un blockbuster di un romanzo molto complesso. Ed è difficile conciliare due aspetti di questo tipo, perché poche volte avviene nel cinema, almeno forse in passato è capitato un po' di più, ma ultimamente i blockbuster non avevano questa possibilità di letture su più livelli. Ecco, Dune offre anche questo, un film che piacerà all'alto, al basso, al grande critico, come al semplice appassionato o al semplice spettatore, perché c'è veramente di tutto e di più. È quindi un grande pastiche su più epoche storiche, perché è veramente si passa da fasi temporali veramente differenti, dal Medioevo all'antica Roma, anche alla contemporaneità, perché in effetti è un film che ha tanti richiami sulla contemporaneità, anche perché è stato scritto negli anni 60 da Frank Herbert, subito dopo le due guerre mondiali. Quindi, diciamo, nel concetto di allegoria rientra anche un pochettino Dune. Si parla della contemporaneità attraverso tanti elementi del passato che appunto Herbert ha mischiato con grande capacità. E devo dire, io non ho letto il romanzo, ma mi sembra che Villeneuve abbia fatto un'operazione incredibile. Io questo film l'ho visto due volte, quindi è una recensione che in qualche modo si mischierà con alcuni commenti che ho fatto live insieme a un paio di persone, tra cui anche Fabietto di cui ho parlato in precedenza, il tassista macellaio, l'uomo comune, l'uomo della strada, che mi accompagna spesso al cinema e quindi con la sua saggezza popolare ha commentato un po' Dune, essendo anche un appassionato di Guerre Stellari, quindi ha voluto fare dei parallelismi. Beh sì, il film è molto, molto bello, ho rivisto un po' la storia della penisola arabica e così. Arabico o araba? Araba. Arabica forse. È il caffè, vero? E lui appartiene più al mondo analogico, a me invece Guerre Stellari è piaciuto molto, ma Dune 2 per me è qualcosa di veramente incredibile ed irripetibile, perché ci sono tanti temi universali. C'è il tema della spiritualità, l'esoterismo, il maschile e il femminile, i fondamentalismi, la guerra. Quindi ci sono tante tematiche che appartengono all'uomo, c'è anche la figura del Messia. E quindi è un film assolutamente da vedere, da non perdere, una regia attentissima che sa veramente, anche molto bravo Denis Villeneuve, a creare una vera differenza a livello di colore tra il mondo di Dune, che è un mondo che tende all'arancione, alla luce, quindi che in qualche modo anticipa l'avvento del Messia in questo mondo così pieno di luce, in contrasto invece col mondo, col pianeta degli Arcanum, che invece è un mondo in bianco e nero, ci sta il lutto, la morte, dove quando un aderente a questa casata sbaglia viene subito giustiziato con... Quindi insomma i contrasti sono veramente netti. Questi sono alcuni elementi che mi hanno veramente colpito, come anche è pieno anche di elementi simbolici. Qui sarebbe veramente interessante leggersi un po' di simbologia, il concetto di acqua della vita, da dove l'ha preso il nostro Frank Herbert e come l'ha interpretato Villeneuve, il regista, questa acqua della vita, l'acqua come simbolo di purificazione. L'acqua della vita, tu l'hai bevuta l'acqua della vita? No, non credo mai di averla bevuta. No, io l'acqua bevuta. Cioè, l'unica acqua della vita che posso aver bevuto sono quello che mi ricordo, che mi ha trasmesso i miei genitori.
miei nonni. Oh, vedi, sì, che hai capito? Vabbè. È la tua acqua della vita. Che sono, che cosa? Collezionare? Ah, io collezionare, non lo so. Appartamenti? No, questo no, non è che uno colleziona appartamenti, diciamo. Soldi. Ma no, è che uno ha degli imprint che la famiglia gli viene. Ha degli, ripetilo? Degli imprint, cioè praticamente. Viene, imprint? Cosa sono gli imprint? Non lo so, come si chiamano? Imprinting. Imprinting, vabbè. Imprinting. Vabbè, imprint non è male. Vabbè. Potevi dire input. Input. Hai fatto un giochino di parole tra input e imprinting ed è venuto fuori imprint. Bellissimo, imprint, input. Sei perfettamente in linea con il film. Beh, sì, beh. Parla adesso, inizia a parlare anche in arabo. Parla anche in arabo. Sacram. Oh, straordinario, avaro. Ah, vedi come sei tu. Allora, facciamo subito questa premessa. Entriamo al cinema, io c'ho l'abbonamento. Entro dentro, Fabietto ovviamente è mio ospite e molto gentilmente mi offre il prezzo del biglietto, però ovviamente è ridotto con i 5 euro. No, te ne ho dati 7. Dopo è stato bravo. Però vedi, ci prova sempre in qualche modo. Che tu, se vedi per terra anche 10-20 centesimi, tu li cogli sempre, li prendi sempre. Perché? Sì. Ma perché secondo me, perché non vedo il motivo di lasciarli lì. Cioè, non vedo. Questo è oracolare. Non vedo il motivo di lasciarli lì. Insomma, io non mi vergogno. Cioè, non... Allora, il film ti è molto piaciuto perché è un film. Diciamo che sui codici d'onore anche. Dei codici d'onore, ecco, molto molto forti. Sì, devo dire che tutto sommato mi sono riconosciuto nei fondamentalisti. Sei conosciuto nei fondamentalisti anche perché sei, e lo possiamo dire qua, e io un po' mi vergogno, su questo mi stai un po' sul cazzo, sei anche un po' un putiniano. Ma ti piacciono i regimi, ti piacciono le libertà, ti fanno schifo, ti piacciono. No, non è. Ti piace di essere sculacciato da uno stronzetto di turno. E qui ci sono anche i conflitti da parte di questo nuovo messia, che da un lato nasce come novello, spirito buono, spirito libero che si innamora, ma poi che cosa diventerà in futuro? Diventerà un nuovo Putin, diventerà un nuovo despota, un nuovo tiranno. Chi lo sa, insomma, staremo a vedere, perché insomma la saga andrà sicuramente avanti. Villeneuve ci regalerà anche un terzo episodio. Non voglio veramente capire chi potrà andare avanti alla quarta, alla quinta, alla sesta, perché insomma dopo un successo di tale portata sicuramente si andrà avanti, ma di autori come Villeneuve io sinceramente, per quanto riguarda la fantascienza, non ne vedo, perché Villeneuve è un grandissimo maestro che già mi aveva colpito con il bellissimo Blade Runner 2049, ma con Dune 2 veramente arriviamo a dei livelli incredibili. Come ho detto, un pastiche tra varie epoche storiche, è un pastiche in cui anche il piccolo, la piccolezza dell'uomo si confronta con la grandezza della storia. Infatti usa molto bene questo bellissimo rapporto tra il piccolo, l'individuo piccolo, e l'immensità del deserto o l'immensità dell'arena, pieno anche di archetipi, e può essere letto anche in chiave psicanalitica. Cioè, io quando ho visto il verme con questa forma fallica, questa potenza di scorrere attraverso, sotto il deserto, e poi piano piano emergere, come se dal subconscio piano piano il conscio venisse fuori, insomma è veramente un'immagine incredibile. E poi all'interno di questo fallo che scorre sotto la sabbia c'è questa famosissima spezie che insomma ricorda un po' il petrolio, la guerra per il petrolio, insomma questa metafora è piuttosto abbastanza chiara. La spezia è il petrolio per Herbert, e tutte le guerre vengono fatte per la spezia, come in qualche modo forse Herbert ha pensato che la tribù dei Fremen fossero gli ebrei, quando in realtà forse in una chiave di lettura contemporanea all'oggi potrebbero essere i palestinesi, quelli della striscia di Gaza, che adesso sono in una condizione di cattività allucinante, che vengono assaliti da Netanyahu e company. Quindi un film che offre tante tante letture, che riesce a unire passato, presente e futuro, che parla di simboli dell'uomo, dei conflitti interiori, il conflitto interiore appunto di Paul Atreides, che deve attraverso l'acqua della vita purificarsi per poi diventare il nuovo messia.
attraverso il bacio di Chani, della sua donna, che con la lacrima e l'acqua della vita lo fa rinascere, perché lui stava morendo dopo aver preso l'acqua della vita, e rinascendo poi diventerà il nuovo Messia, acquisirà quella forza, quella consapevolezza di saper leggere e vedere il futuro e quale percorso prendere lungo una piccola via, cioè una piccolissima via che dà la possibilità ai Fremen di uscire dalla disfatta conclamata, perché insomma tra i Fremen e il mondo e l'impero e gli Arcanen è un po' il rapporto che c'è tra Davide contro Golia. Ci sono quindi grandi ideali che muovono la storia, il fondamentalismo, la democrazia tra virgolette che non è presente, la ragione di Stato che è più importante della ragione dei singoli individui, il sacrificio umano per raggiungere. Questi sono i grandi temi che hanno mosso la storia per tantissimi anni, per migliaia di anni. E Villeneuve non dà un giudizio, non prende una posizione. L'epica nasce dal confronto tra queste varie storie, tra questi fondamentalismi. Sì, quindi Dune parla veramente anche del caos, è un caos che è anche presente adesso in questa situazione geopolitica veramente molto molto complessa, in cui l'Occidente è attaccato piano piano dalla Russia, dai paesi emergenti, dai BRICS, anche dalla Cina che gli fa la guerra commerciale. Insomma, ci stanno degli elementi veramente che richiamano alla contemporaneità. Il grande assente in Dune è la democrazia, come nella maggior parte dei film di fantascienza che si proiettano sul futuro. La democrazia non esiste, c'è sempre un messia, c'è un tiranno, c'è un leader carismatico, ma alla fine l'individuo è completamente deresponsabilizzato e guarda al messia, a chi gli può risolvere i problemi, a chi, insomma, questa è una componente che c'è in tutto il cinema di fantascienza. È incredibile che in nessun film di fantascienza sia uscita la democrazia. Questo è un po' preoccupante, perché insomma la fantascienza, questi autori riescono a vedere spesso avanti, e quindi speriamo che questa fase democratica riesca a reggere ancora, anche se purtroppo è in crisi anche negli Stati Uniti, insomma, che è la madre un po' della democrazia. Se è in crisi anche lì, figuriamoci qua in Europa, visto che l'Europa è un po' accerchiata da più blocchi, e quindi chissà cosa succederà. Niente, queste sono le cose che mi viene da dire parlando di Dune, un film strepitoso, andate al cinema a vederlo, assolutamente un film per il cinema da non vedere in televisione. Se vorrete vedere Dune 2, cercate di prendere il Dune 1 e guardarvelo anche sul piccolo schermo, insomma sullo schermo di casa, per poi poter apprezzare il Dune 2. E magari c'è anche il Dune di Lynch del 1984, che a me piacque, anche se a molti critici non è piaciuto. A me il Dune di Lynch, perché qualsiasi cosa abbia fatto Lynch sarà un po' di parte, a me come autore veramente piace molto. Quindi anche Jodorowsky avrebbe dovuto fare, aveva avuto l'occasione di fare la sua versione di Dune, lui che era il grande autore della Montagna Sacra, di Santa Sangre, di film molto esoterici, molto spirituali, lui che è anche un grande conoscitore dei tarocchi e che continua a fare tarocchi pur avendo 80 anni, quindi era l'autore perfetto, aveva anche dei grandi appoggi a Hollywood da parte di molti attori. E molti erano dalla sua parte, anche Orson Welles, anche i grandi geni del cinema americano erano dalla sua parte, ma purtroppo non trovò un produttore, perché la sua idea era di fare un film incredibile, un film di 10 ore, e forse se l'avesse fatto adesso probabilmente avrebbe avuto più possibilità, perché adesso comunque c'è l'idea del seriale, c'è l'idea di fare un parte 1, parte 2, parte 3, ma forse negli anni 70, 80, primi anni 90 questa cosa era un po' più difficile. Quindi un grande film, un film anche sulla contemporaneità, come dicevo, allegorico, perché insomma quando riusciamo a vedere dei film che magari che rappresentano il passato, che guardano il futuro, ma che sono anche legati alla contemporaneità, qualcosa ci danno, qualcosa ci insegnano. E quindi, che dire, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alla prossima recensione. Ciao dal vostro Walter. Dune 2, volume 2, assolutamente film imperdibile. Siamo ancora scioccati dalla bellezza di questo film, che unisce misticismo, religiosità, fondamentalismi. C'è la totale assenza della democrazia.
quello cioè, proprio sì. Danno un'idea di cosa siano sistemi totalitari. Sì. Sono tutti dei maschi alfa che che combattono. È il regno del maschio alfa che combatte. E quindi sì. È un film per i putiniani fondamentalmente. Ma però al di là degli scherzi, il film è bellissimo. Bellissimo. Bellissimo perché ti astrae un po' dalla sì. realtà. È vera fantascienza, quando riesci a astrarti, sound effect incredibile, musica, immagini, attori bello, bravissimi. Sì, tutto bello, molto, molto. Come vedete siamo sconvolti. Quanto è durato, tra l'altro? 3 ore. Sì. Tre anche ore. Perché l'una e mezza. Comunque assolutamente consigliato. Sì. E una gran saga, una veramente. Dennis Villeneuve, regista, musiche fuori incredibili, classe. Location ancora di più, stupendo, fotografia incredibile. Villeneuve. Incredibile, deserto. Dennis Villeneuve è una garanzia. Sì, andatelo a vedere. Quando dai in mano un film a lui, da Blade Runner 2049, La donna che canta, al primo, eccetera, dai un film in mano a Villeneuve. E poi da vedere al cinema, perché alla sì. fine con un sound giusto è un grande spettacolo. Proprio. Grande spettacolo. Eh sì, certo. Ciao, alla prossima per la recensione quella. Questa è la recensione live, la recensione si fa per dire. Queste sono dei dai, degli spunti impressione, a prima impressione. Prima impressione assolutamente da vedere. Yes. Seconda sì, impressione a freddo, a casa, un po' più rilassati. Ciao. Esatto, ciao. Ciao. Ciao.